Allora, come sapete, oggi dobbiamo correre un po' perché la settimana prossima non abbiamo lezione, quindi dobbiamo leggere una selezione antologica del canto 23esimo e 24esimo del Purgatorio. Dunque, ho pensato, questa volta che abbiamo meno tempo per ogni canto, di leggere inizialmente il canto 23esimo, che è quello su cui lavoreremo la prima ora. Facciamo poi la solita pausa di 5 minuti, durante la quale se avete dei dubbi me li potete inviare attraverso la chat e poi riprendiamo leggendo direttamente con l'analisi il canto 24esimo, ma nella chiusura lo leggiamo tutto di seguito. Va bene? Allora, cominciamo con il 23esimo. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io, siccome far suole chi dietro agli uccellin sua vita perde, lo più che padre mi dicea, figliole, venne oramai che il tempo che ne è imposto più utilmente compartirsi vuole. Io volsi il viso e il passo non men tosto, appresso i savi che parlavan sì e che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco piangere e cantar subie, la via mea, domine, per modo tal che diletto e doglia parturie. O dolce padre, che è quel chiodo? Comincia io, ed elli, ombre che vanno forse di lor dover solvendo il nodo. Siccome i peregrin pensosi fanno, giungendo per cammin gente non nota, che si volgono ad esse non restando, così diretto a noi piuttosto mota, venendo e trapassando, ci ammirava, d'anime turba, tacita e devota. Negli occhi era ciascuno scure cava, pallida nella faccia e tanto scema che dall'ossa la pelle si informava. Non credo che così a buccia estrema e risettone fosse fatto secco per digiunar quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso pensando: ecco la gente che perde Gerusalemme quando Maria nel figlio diedi becco. Parean l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo, ben avria quivi conosciuta lemme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse generando brama e quel d'un'acqua non sapendo como? Già era in ammirare che si gli affama, per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama, ed ecco del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombre, guardò fiso, poi gridò forte: qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avia conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia, e ravvisai la faccia di Forese. Deh, non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora, pregava la pelle né a difetto di carne ch'io abbia, ma dimmi il ver di te, di chi son quelle due anime che là ti fanno scorta, non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, mi dà di pianger mo non minor doglia, risposi io lui, veggendola sì torta. Parommi di per Dio che si disfoglia, non mi far dir mentre io mi maraviglio, che mal può dire chi è pien d'altra voglia. Ed elli a me, dell'eterno consiglio cade vertù nell'acqua e nella pianta rimasa dietro, ond'io m'assottiglio. Tutta sta gente che piangendo canta, per seguitar la gola oltre misura, infame in sete, qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo, che si distende su per la sua verdura. E non pur una volta questo spazio, girando, si rinfresca nostra pena. Io dico bene, dovria dir sollazzo, e quella voglia che gli alberi ci mena, che menò Cristo lieto a dire Eli, quando ne liberò con la sua vena. E io a lui, forese da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non sorvolti fino a qui. Se prima fu la possa indefinita di peccar più, che sovvenisse l'ora del buon dolor che a Dio ne rimarita, come sei tu quassù venuto ancora?
Io ti credevo a trovarla giù di sotto dove tempo per tempo si ristora. Ondelli a me, sì tosto mi ha condotto a verlo dolce assenso di martiri, l'anella mia col suo pianger dirotto, con suoi prieghi devoti e con sospiri, tratto m'ha della costa dove s'aspetta e liberato m'ha degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia che molto amai, quanto in bene operare è più soletta, che la barbagia di Sardegna assai nelle femmine sue più è pudica che la barbagia dove io la lasciai. O dolce frate, che vuoi tu che io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto, cui non sarà quest'ora molto antica, nel qual sarà in Pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto. Quai barbare formai, quai saracine cui bisognasse per farle ire coperte o spiritali o altre discipline. Ma se le svergognate fosser certe di quel che il ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte, che se l'antiveder qui non m'inganna, prima fien triste che le guance in peli colui che mostrusola con nanna. Beh, frate, or fa che più non mi piceni. Vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove il sol veli. Perch'io a lui, se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi l'altriere, quando tonda vi si mostrò la suora di colui e il sol mostrai. Costui per la profonda notte menato m'ha di veri morti con questa vera carne che il seconda. Indi m'han tratto su i suoi conforti salendo e rigirando la montagna che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna che io sarò la dove fia Beatrice. Qui vi conviene che senza lui rimanga. Virgilio è questo che così mi dice e additallo. E quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice, lo vostro regno che da sé lo sgombra. Allora, vi ricordate che Dante, Virgilio e Stazio erano saliti alla sesta cornice, quella dove i penitenti purgano la gola, e avevano visto un albero dalla forma capovolta, un abeto la cui base è più in punta, invece si allarga verso l'alto. Dante aveva osservato, credo, affinché nessuno possa salirvi. E quindi Dante è rimasto a guardare dentro quest'albero, come fanno quelli che perdono il tempo guardando gli uccellini, e Virgilio al verso quarto lo esorta a continuare diciamo, il cammino, visto che il tempo si deve distribuire in modo più utile. Quindi Dante comincia ad affrettare il passo dietro Virgilio e Stazio, che da quel che ci dice ai versi dal 7 al 9 gli facevano non pesare affatto il cammino, tanto era interessante, bello ascoltarli. E a un certo punto lui sente che una voce, che delle voci piangono e cantano un salmo. Che diciamo prega Dio di dischiudere le labbra in modo virtuoso. E quindi leggiamo il verso 13: O dolce padre, che quel chiodo, comincia io, ed elli ombre che vanno forse di lor dover solvendo il nodo. Cioè, Virgilio risponde a Dante che queste parole e pianto alla volta, questo canto e pianto è delle anime che stanno dissolvendo il loro dovere, in questo caso della gola. Allora Dante poi, insomma, raggiungono una schiera di anime che al verso 21 viene
definita come tacita e devota. Questo è interessante perché ora vedremo che il personaggio con cui Dante parlerà, il goloso con il quale parlerà, è uno, insomma, che ha modificato moltissimo il suo comportamento rispetto a quello che teneva da vivo. E la devozione e il silenzio caratterizzeranno appunto queste anime quasi come opposizione al peccato della gola, anche se il contrappasso, come ora vedremo, è un altro. Allora, leggiamo la descrizione di questi corpi apparenti al verso 22. Negli occhi era ciascuno scura e cava, pallida nella faccia. E tanto scema che dall'ossa la pelle si informava, cioè ognuna era così scavata negli occhi, così pallida e tanto magra in faccia che la pelle prendeva la forma delle ossa, quindi erano del tutto scarnati. Dante ricorda alcuni esempi classici di fame estrema e al verso 31 cominciamo sì già a leggere gran parte dell'episodio centrale. Parean l'occhiaia anella senza gemme, cioè le occhiaie sembravano anelli senza le pietre, che sarebbe la luce dell'occhio, no? Fuori metafora, quindi erano scuri in viso. Chi nel viso degli uomini legge Homo, ben avria quivi conosciuta lemme. Qui Dante fa riferimento a diciamo, alla scrittura nei manoscritti antichi, dove voi sapete si cercava di risparmiare spazio, e che Homo si scriveva con le due O, la iniziale e la finale, e in mezzo alle curve di una M gotica. Si capisce? Qui è quando mi manca la lavagna, no? E quindi una M che è fatta di una lista verticale in mezzo e due curve, no? Che scendono fino allo stesso livello in cui inizia la lista, e le O in mezzo, e non lontani, insomma, dalla M. Allora, Dante dice che nel viso degli uomini di solito si legge questa M, in cui la lista centrale, il naso, l'arco sopraccigliare, finisce la M e gli occhi sono le due O. E allora dice: chi è in grado di leggere nella faccia degli uomini la parola Homo, in questo caso vedeva soprattutto la M, perché gli occhi erano molto scavati, quindi le O scomparivano a un livello inferiore. E si domanda Dante, attraverso una figura retorica, chi crederebbe che l'odor di un pomo si governasse generando brama e quel di un'acqua non sappiendo come? Cioè, chi potrebbe credere che il profumo di un frutto reggesse così il corpo apparente attraverso la brama, il desiderio, l'anelito di mangiare e l'odore di un'acqua senza sapere come agisce? Cioè Dante qui, attraverso questa figura retorica, sta ponendo un problema, insomma, critico importante di cui si parlerà a lungo nel canto 25esimo. E cioè, come mai il desiderio di alimentarsi, essendo l'alimento una cosa di cui questi corpi aerei non hanno bisogno, riesce a renderli sottili, magri? Cioè, Dante ha già visto nell'inferno molti corpi deformati dal contrapasso, vero? Gli indovini con la testa all'indietro, i falsari in preda a deformazioni tipiche delle malattie, ma in quei casi la deformazione del corpo apparente era il contrappasso in sé. In questo caso no. In questo caso il contrappasso è la fame e la sete estreme
in cui sono, insomma, ridotti questi spiriti. Quello che stupisce Dante è che a causa di questa fame, di questa sete, il corpo apparente delle anime dimagrisca. E dice come questo lo si potrebbe capire senza sapere come, e infatti come lo capiremo nel canto 25esimo, perché lì Dante porrà questa domanda a Virgilio e Virgilio chiederà a Stazio di spiegare come succede questa cosa, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Allora Dante è stupito di questo, verso 37, già eri in ammirar che si li affama. Per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama. Allora Dante stava già, insomma, in pensiero, era già ammirato di questa fame che li rendeva magri e gli squamava la pelle. Ed ecco, verso 40, ed ecco dal profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso. Cioè, è stupendo come è narrato questo incontro, no? Perché siccome gli occhi sono molto scavati, Dante dice che dal profondo della testa un'ombra rivolse gli occhi verso di lui, quindi come se gli occhi fossero a un livello più lontano dalla testa stessa, quest'ombra fissa Dante, e cioè lo guarda con attenzione. E al verso 42 poi gridò forte: qual grazia m'è questa? Cioè quest'anima evidentemente ha riconosciuto Dante come uno che lui conosceva e che amava, perciò dice m'è questa, no? Perché chiaramente Dante stesso ha una grazia straordinaria per la quale sta potendo percorrere il mondo dei morti in prima vita. Ma questo mi è questa M apostrofo, implica che per quest'anima poter vedere Dante è una grazia per lui, no? E quindi evidentemente c'è un rapporto d'amicizia tra entrambi, se non che Dante non lo riconosce, talmente deformato è il suo viso dalla fame, e quindi dichiara al verso 43. Mai non l'avrei riconosciuto al viso, cioè non sarei mai stato in grado di riconoscerlo dall'aspetto che aveva così appunto smunto, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé aveva conquiso, cioè ma dalla sua voce, quando lui aveva esclamato qual grazia m'è questa, mi fu evidente quello che aveva nascosto il suo aspetto, quindi dalla voce Dante lo riconosce e vedete come nei versi che seguono, veramente con un realismo e una delicatezza straordinari, Dante descrive il processo progressivo, sebbene veloce, di riconoscimento attraverso la voce, cercando di adeguare l'identità che grazie alla voce lui è riuscito a distinguere, associandola a questa faccia del tutto cambiata da com'era in vita. Quindi al verso 46 questa favilla, cioè la favilla è la voce, no? La voce che accende una scintilla nella sua memoria, questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese. Allora questa scintilla che si accese nella mia memoria a causa della voce, accese la conoscenza come una fiamma e la potei associare alla faccia cambiata che avevo davanti a me e riconobbi la faccia di Forese, cioè ravvisai, cioè riuscii a vedere in quei tratti cambiati la faccia che ricordavo io. Questa posizione di Forese a fine verso rende appunto la difficoltà del riconoscimento,
È il fatto che lo nomini così, Forese, solo con il nome di battesimo, è un'altra spia della confidenza che unisce il Dante personaggio a quest'anima, come se Dante desse per scontato che anche noi siamo amici suoi, no? E allora sappiamo chi è Forese. Forese è Forese Donati, un amico di Dante della vita, appunto. Fratello di Corso Donati, un grande nemico di Dante che Dante non nomina mai direttamente nel poema, ma sempre attraverso delle perifrasi insultanti, perché è, diciamo, il capo il fratello di Forese Corso, di cui si parlerà in seguito, perciò lo sto anticipando. È il capo della fazione dei Guelfineri che prende appunto il potere nel 1301 a Firenze con l'appoggio della Chiesa e della Casa Reale Francese, per cui Dante dovette andare in esilio. E ha anche Forese una sorella, Piccarda, che Dante troverà in paradiso nel cielo della luna, quindi torneremo a parlare di questa famiglia così variegata. E allora, siccome Dante ci aveva messo un po' a distinguere, cioè a riconoscerlo, e Forese pensa che Dante sia, insomma, impressionato dal suo aspetto attuale, e quindi al verso 49 ha inizio un dialogo davvero di una freschezza e una quotidianeità notevole, perché sembrano veramente due amici che si trovano dopo molto tempo e che sono ansiosi entrambi di sapere come l'uno come sta l'altro, no? E quindi quasi accavalcano le battute pur di avere notizie da parte dell'altro. Quindi Forese al verso 49: "De non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora", pregava la pelle, "né a difetto di carne che io abbia, ma dimmi il ver di te, di chi son quelle due anime che là ti fanno scorta, non rimaner che tu non mi favelle". Cioè Forese dice: dai, non rimanere fissato a questa scabbia, a questa faccia così scarnata che io ho, ma parlami, cioè dimmi la tua situazione, la verità della tua condizione così, insomma, eccezionale. Dimmi chi sono quelle due anime che ti fanno scorta di là. Cioè sta chiedendo chiaramente informazione sull'identità di Stazio e Virgilio che stanno accompagnando Dante. Non rimanere in modo che non mi parli. Forese invita Dante a parlarci. E quindi al verso 55 Dante corregge questa, diciamo, questa impressione che ebbe Forese su appunto il senso che apparentemente il suo aspetto attuale provoca in lui, e quindi corregge, insomma, al verso 55: "La faccia tua, ch'io lagrimai già morta, mi dà di pianger mo non minor doglia", risposi io, "vegendola sì torta". Cioè sta dicendo: non è che mi fa impressione, dice, la tua faccia che io piansi nel momento della tua morte, adesso mi fa venire un uguale dolore, no? Cioè degno del pianto, perché ti vedo che soffri, sta dicendo Dante a Forese, non è che mi fa senso, è che vedo che, insomma, stai pagando con il dolore i tuoi peccati, perché la vedo così distorta, no? Così deformata. Di nuovo, come già era successo nel canto degli indovini, la deformazione del corpo desta in Dante la volontà di piangere. Ma immediatamente domanda al verso 58: "Però mi di, per Dio, che si vi sfoglia? Non mi far dir mentre io mi meraviglio, che mal può dir chi è pien d'altra voglia? Perciò dimmi, per Dio, chi è che vi scarna così, vi sfoglia così?
Non farmi parlare di me mentre io sono in mezzo alla sorpresa, perché non si può parlare bene mentre uno è pieno di un'altra voglia. Cioè io voglio sapere prima questo, no? L'altro gli aveva domandato, dimmi la verità della tua condizione, chi sono quelli che ti accompagnano? E Dante, prima di rispondere, ridomanda ancora sulla causa di questa magrezza che insomma non riesce a capire. Allora Forese, al verso 61, risponde: Delle a me, dell'eterno consiglio cade vertù, nell'acqua e nella pianta rimasa dietro, ond'io simma sottilio. Cioè, dal consiglio eterno, cioè divino, cade una vertù, cioè una potenza nell'acqua e nella pianta che è rimasta dietro a noi, questa pianta, questo abeto, insomma, dalla forma invertita, per cui io divento così sottile, cioè c'è una virtù divina in questa pianta e in quest'acqua che mi rende sottile. E subito dopo generalizza la situazione, al verso 64. Tutta sta gente che piangendo canta per seguitar la gola oltre misura, infame e in sete, qui si rifà santa. Cioè tutte queste anime che Dante ha appena visto, che cantano piangendo, di nuovo questa idea che diciamo è descrittiva di quello che fanno le anime e che rinnova un'altra volta l'idea che nel purgatorio le anime soffrono perché vogliono, come disse Virgilio ormai dall'inizio del libro, nel Canto della Selva, nella perifrasi attraverso la quale allude al purgatorio, dice, aveva detto a Dante: Vedrai quelli, coloro che sono contenti nel fuoco, no? E infatti vi ricordate che Stazio, a proposito della sua recente liberazione, delle pene purgatoriali, aveva parlato di questa volontà relativa che diciamo gli faceva desiderare le pene del purgatorio finché non fosse uguagliata, pari, la tendenza verso il peccato e queste punizioni, e che solo quando sentono le anime del purgatorio la libera volontà di salire, vengono a sapere che sono ormai risanate e che possono andare in paradiso. Quindi, questa gente che canta piangendo, si rifà santa qua attraverso la fame e la sete per aver seguito la gola oltre misura. Come al solito, questi peccati di incontinenza consistono nell'eccesso, vero? E adesso spiega al verso 67, sempre Forese, di bere e di mangiare n'accende pura l'odor che esce del pomo e dello sfrazzo che si distende sopra sua verdura. Cioè la volontà, la voglia di mangiare e di bere viene accesa dall'odore che esce dal frutto e da questo sprazzo di acqua che si distende sul verde della pianta. Quindi un odore molto attraente ci fa avere una fame, una sete impressionanti, e questa fame, questa sete ci fa essere così magri. Ma subito dopo, siccome l'albero è rimasto dietro, al verso 70, chiarisce Forese, e non pur una volta questo spazio girando si rinfresca nostra pena, cioè non solo una volta, mentre giriamo questa cornice, la nostra pena si rinfresca, cioè non è che passiamo una sola volta accanto all'albero. E immediatamente, siccome ha detto pena, si corregge, enfatizzando ancora una volta la volontà di soffrire le pene, e al verso 72 chiarisce: Io dico pena e dovria dir sollazzo, che quella voglia agli alberi ci mena, che meno Cristo lieto a dire lì quando ne liberò con la sua vena.
Cioè, io dico pena, ma dovrei dire allegria, dovrei dire felicità, giacché verso quegli alberi ci porta quel desiderio, quella volontà che portò Cristo con Letizia a dire Elì, cioè a dire Dio, Padre, perché mi hai abbandonato nella croce, cioè quando ci liberò con il suo sangue. Cioè, sta dicendo che con la stessa letizia, volontà con cui Cristo assunse il proprio sacrificio per liberare ogni uomo dal peccato originale, ogni peccatore con letizia vuole rinnovare le pene del purgatorio finché non si liberano. Va bene, c'è di nuovo questa associazione che abbiamo osservato in rapporto con il terremoto, no? Di tutta la montagna quando un'anima si libera. E ricordate che in quel momento abbiamo parlato del terremoto della morte di Cristo e come la liberazione di ogni singola anima ricordi il sacrificio di Cristo, grazie al quale ogni singola anima continua a potersi liberare dal peccato. Vero? E allora Dante ha un altro dubbio perché in qualche modo non gli tornano le date, no? Perché Forese infatti era morto meno di 5 anni prima e Dante lo sta vedendo ormai molto in alto nella montagna e siccome lo conosce, sa che Forese è stato un peccatore fino all'ultimo e quindi si stupisce di vederlo, insomma, in un posto ormai così vicino alla liberazione, no, dell'Eden. E quindi al verso 76, e io a lui, Forese, da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non sono volti fino a qui, cioè dal momento in cui sei morto non sono passati ancora 5 anni. Se prima fu la posse in te finita di peccare più, che sovvenisse l'ora del buon dolor che a Dio ne rimarita, come sei tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovar laggiù di sotto, dove tempo per tempo si ristora. Cioè, se tu ti sei convertito già da vecchio, cioè il potere di peccare, la possa, no? Di peccare più, finì in te prima che tu, diciamo, avessi il buon dolore che ci ricongiunge con Dio, cioè se non avevi più la forza di peccare, quindi eri già molto vecchio quando ti sei pentito, com'è che sei già arrivato quassù? Io pensavo di vederti nell'antipurgatorio, cioè in quel luogo dove il tempo che ci si è messi a pentirci si ristora, cioè si recupera con un altro tempo di attesa prima di intraprendere la penitenza vera e propria. Vi ricordate, no? Che i primi 9 canti del Purgatorio, come libro, sono dedicati appunto all'antipurgatorio, questo posto dove coloro che sono stati molto tempo senza pentirsi o si sono pentiti in extremis devono passare la stessa quantità di tempo in cui sono stati in peccato lì prima di entrare dalla porta dell'angelo e cominciare a purgare ogni peccato capitale. Quindi Dante dice: come mai sei già qua? E la risposta di Forese è molto significativa, verso 85, ondelli a me. Sì, tosto m'ha condotto a berlo, dolce assenso di martiri, l'anella mia con suo pianger dirotto, con suoi prieghi devoti, con sospiri, tratto m'ha della costa dove s'aspetta e liberato m'ha degli altri giri. Allora lui dice: così velocemente mi ha condotto a bere di nuovo il dolce assenso dei martiri. La mia anella, cioè la mia vedova, nominata chiaramente con affetto attraverso questo possessivo, con il suo piangere costante. È chiaramente un pianto unito a preghiere, è chiaro. Con le sue preghiere devote e con sospiri mi ha Non supplicato. andavo da lato.
Qualcuno ha il microfono spento. mia. Allora, sta dicendo che Nella, c'è la moglie con le sue preghiere, con i sospiri, con il pianto, dice, Forese mi ha sottratto dall'antipurgatorio, cioè dalla costa nella quale si aspetta, e mi ha liberato degli altri cerchi del purgatorio. Quindi mi ha portato direttamente qua, dove si capisce, è rappresentata la colpa più importante di Forese, che effettivamente da quel che appare qua era la gola. Ora, questi versi nei quali Forese fa riferimento a Nella, dando per scontato chiaramente che Dante conosce la moglie perché erano amici, sono stati fin dall'inizio della tradizione di lettura associati a una tensione che avevano scritto appunto Dante e Forese. La tensione, lo scrivo sulla CA, è un genere letterario, come tanti dell'origine della letteratura italiana, derivato da una... Ah, scusate, ma ho mandato solo all'istituto, scusate. Ecco, si scrive tensone. Deriva dalla parola in Languedoc tensò, che vuol dire appunto tensione, no? Lotta, ed è un genere letterario che consiste diciamo nella sfida attraverso una forma poetica, in questo caso il sonetto, in cui un poeta diciamo, o sfida su qualche argomento altri poeti, come per esempio c'è una famosissima tensione della scuola siciliana sulla natura dell'amore, che è una tensione filosofica, dove un poeta domanda che cos'è questo amore, io non l'ho mai visto, e altri poeti rispondono, però la tensione che avevano scritto Forese e Dante, rispondendosi l'un l'altro, era una tensione molto volgare, di argomento insultante, in cui ognuno dall'altro, dell'impotente, del cornuto, del figlio di usuraio, insomma, in termini davvero degni dell'inferno dantesco, diciamo. La tensione chiaramente lo precede, è un componimento di Dante precedente l'esilio, e che insomma è una delle spie, insomma, del grande sperimentalismo che ha caratterizzato la produzione giovanile di Dante, no? Perché in mezzo a liriche stillovistiche come quelle che lui poi raccolse nella Vita Nuova, lui si era provato appunto in tutti gli stili possibili, anche in quelli comico-realistici, come appunto quelli che prevalgono nelle rime pietrose e nella tensione. Siccome in quella tensione Dante prendeva in giro Forese, dicendogli che la moglie aveva freddo anche di agosto perché il marito non la riscaldava, evidentemente qua, attraverso questa scena nella quale Forese parla di Nella amorevolmente e ci fa vedere che a Nella il marito manca tanto e che prega molto per lui, in qualche modo sembrerebbe che il Dante scrittore abbia voluto fare pace con Forese, e soprattutto perché con Forese, insomma, non è che avesse litigato. La tensione era un genere che richiedeva di questo linguaggio così brutale, ma soprattutto che abbia voluto in qualche modo rimediare a questo tipo di poesia, diciamo, di divertimento solo formale, in cui si era lasciato tentare da giovane. Però
perché questa interpretazione? Che non tutti condividono comunque, eh? Ci sono dei dantisti che dicono che qua dell'attenzione non si parla e che non c'entra niente. Però quelli che difendono questa interpretazione si basano soprattutto nel fatto che nel canto prossimo, come vedremo dopo la pausa, e anche nel ventiseiesimo, come vedremo tra qualche settimana, Dante in quest'ultima parte della sua penitenza incontra più poeti e riflette sulla propria produzione poetica e sul luogo che essa occupa nella, diciamo, brevissima tradizione di poesia in volgare. E allora, secondo alcuni, questa riflessione sui generi letterari inizia appunto da questo incontro con Forese. Secondo altri, quelli che dicono che qui la tensione non c'entri, inizierebbe nel canto ventiquattresimo. Va bene? Allora, poi ricordando la sua anella, adesso parafrasiamo alcune parti, Forese approfitta per sparlare delle donne fiorentine, comincia col dire che Dio, diciamo, apprezza particolarmente la virtù di Nella perché è la sola ad essere virtuosa in mezzo alle barbare fiorentine che andano mostrando le poppe, eccetera. Allora, tutta questa digressione, diciamo, sulle donne fiorentine che ora non abbiamo tempo di leggere, al di là, diciamo, di tutto quello che bisognerebbe dire, no? Perché voi sapete bene che in ogni parola di Dante c'è un mondo, ma quello che in questa lezione ridotta che stiamo facendo mi preme di sottolineare è che la contiguità tra, diciamo, questa denuncia sulle donne fiorentine e i loro costumi facili e la gola che si punisce in questa cornice serve a sottolineare questa identità che c'era già nella femmina balba del sogno di Dante e c'era nell'idea che l'angelo della cornice dell'avarizia non avesse finito di pronunciare la beatitudine e finirà solo dopo, che c'è appunto fra i tre peccati di incontinenza che caratterizzano le tre ultime cornici, cioè avarizia, gola e lussuria. Tutti e tre uniti, tutti e tre, diciamo, peccati uniti dalla considerazione che Virgilio aveva fatto nel canto 17 del Purgatorio sul fatto che consistono nel non aver moderato l'amore verso quei beni che promettono felicità ma non lo danno, non la danno, va bene? Allora, dopo questa digressione che fa Forese sulle donnacce fiorentine, al verso 112 sta sempre parlando Forese e adesso di nuovo chiede a Dante di raccontargli della sua condizione. De frate, or fa che più non mi diceli, vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove il sol vede. Cioè, dai, adesso parlami di te, spiegami come mai sei qua con il tuo corpo. Vedi che non solo io sono stupito, ma tutti questi stanno guardando con attenzione là dove tu progetti un'ombra. Cioè, qui è interessante perché Forese, pur di far parlare a Dante, lo fa in nome di tutti, dice non solo io, ma tutti qui vogliono sapere come mai hai un corpo che progetta ombra. E allora, qui interessante perché Dante darà, no, voi ormai lo sapete che molte volte lui viene interrogato sulla propria condizione di uomo vivo, ma questa è la risposta più lunga e più esauriente che lui diede e darà. Insomma, perché, come vedrete, farà una sorta di riassunto di tutto il viaggio e annuncerà, diciamo, visto che ci stiamo avvicinando, anche la fine del magistero di Virgilio.
E quindi inizia di nuovo con diciamo, un arricchimento di quello che simboleggiava in modo ancora vago la selva oscura, perché al verso 115 risponde, perché a lui, se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Cioè, se tu fai tornare alla memoria come ci comportavamo quando eravamo insieme, beh, ti peserà anche la memoria anche oggi, no? E anche questo, chiaramente, questo quale fosti meco e quale io teco fui, secondo alcuni, un riferimento appunto alla tensione, no? Come un tipo di attività peccaminosa che includeva anche mandarsi versi scherzosi tra di loro. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi l'altrier, quando tonda vi si mostrò la suora di colui e il sol mostrai. Cioè, di quella vita peccaminosa che noi due condividevamo, mi trasse, mi fece volgermi le spalle. Questo che mi va davanti, cioè Virgilio chiaramente, l'altro ieri, vi ricordate che Dante ha già passato, insomma, queste notti, quando la sorella di quello, e indica il sole, cioè quando la luna, vi si mostrò tonda. Vi ricordate che questo si dice anche nell'Inferno, nel canto 22esimo, il fatto che c'era la luna piena quando Dante si era perso nella selva. E grazie a questa considerazione noi possiamo ubicare l'intero viaggio nella settimana santa, perché come voi sapete la domenica di Pasqua è quella successiva al plenilunio dopo l'equinozio di primavera nell'emisfero nord, vero? Allora sta dicendo, tu ti ricordi come eravamo noi due, no? Vabbè, solo l'altro ieri sono stato riscattato da lui. No, che mi va davanti. E al verso 121 continua Dante a Forese: costui per la profonda notte menato m'ha di veri morti con questa car vera carne che è in seconda. Cioè, Virgilio, costui non l'ha ancora nominato, ma lo nominerà tra un po', mi ha portato attraverso l'inferno, cioè la profonda notte dei veri morti. Con questa carne che l'ha inseguito, no? Questa vera carne che effettivamente confermo progetta ombra perché la carne che io ho ancora al mondo. E al verso 124, indi m'han tratto su li suoi conforti, salendo e rigirando la montagna che drizza voi che il mondo fece torti, cioè qui dopo, no? Dopo il viaggio infernale, i suoi conforti. Mi hanno tratto su, salendo in giro il purgatorio, cioè la montagna che sta indirizzando voi, che il mondo vi fece torti, cioè il mondo che attraendovi vi torse dal vero bene. È una definizione interessante per appunto i peccati in genere. Di incontinenza, no? Perché vi ricordate che Virgilio nel canto 17 aveva spiegato che tutti i peccati capitali consistono in una deviazione dell'amore o per mancato o per oggetto sbagliato o per troppa attrazione di oggetti che non meritano così tanto amore e che quello torce la voglia verso il basso. Anziché rivolgere il desiderio verso l'alto come dovrebbe. Quindi perciò dice il mondo fece storti voi, cioè le attrazioni mondane vi torsero dal vero bene e perciò la montagna vi sta facendo guarire. E continua Dante al verso 127. Tanto dice di farmi sua compagna che io sarò là dove sia Beatrice, quivi convien che senza lui rimania. Cioè, mi dice che mi terrà compagnia finché io non arriverò lì dove sarà Beatrice,
Questo è, vabbè, come vi dicevo, Dante, che è, oltre a un grande poeta, è un romanziere veramente incredibile, incredibilmente maturo nel suo padroneggiare le tecniche narrative. Noi sappiamo fin dall'inizio del libro che quando si arriverà all'Eden, Virgilio se ne andrà e Beatrice subentrerà lui nel ruolo di guida di Dante, no? Ma in questi ultimi canti, dove ci avviciniamo appunto all'arrivo a questo luogo e all'arrivo di Beatrice, Dante molto naturalmente in mezzo a dialoghi ce lo ricorda. Allora, e anche qua è interessante perché qui Dante eccezionalmente nomina Beatrice, in qualche modo facendo nel suo dialogo, mettendosi pari al nome di Nella che ha fatto Forese, no? Come le nostre ragazze, insomma, le nostre donne. Anche questo, il fatto che Dante nomini Beatrice qua e Forese abbia nominato Nella. Prima, in qualche modo, e il fatto anche che, insomma, grazie a Nella, Forese sia già arrivato molto vicino alla salvezza, alla salvezza ultima, alla liberazione, e che noi sappiamo che il ruolo di Beatrice nei confronti di Dante è questo, no? È molto più importante in realtà, no? Perché Dante forse sarebbe nell'inferno se non fosse per l'intervento della sua donna, ma in qualche modo Nella viene paragonata diciamo, alla donna angelo che è Beatrice per Dante, no? Dopo questa bruttissima figura che gli facevano fare, insomma, che facevano fare alla coppia che lei aveva con Forese nella tenzone. E subito dopo, al verso 130, Virgilio è questi che così mi dice. Anche questo è eccezionale, cioè Forese è il solo personaggio al quale Dante dice i nomi di tutti e due, di Virgilio e di Beatrice. Come dando per scontato che essendo amici, Forese sapeva quanto fossero importanti questi due per Dante prima del viaggio. E a ditallo, cioè lo indica col dito. E quest'altro, dice Dante, quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice lo vostro regno, che da sé lo sgombra. Allora, quest'altro, che chiaramente è Stazio, ma che evidentemente non avrebbe senso nominare perché non è importante né per lui né per Forese, è quell'ombra per la quale prima ogni parte del vostro regno, cioè della montagna, si scosse, cioè il terremoto, perché il regno lo sgombra da sé, l'ha liberato e lo sta mandando in paradiso. Quindi è interessante come il canto che, diciamo, nel quale si è parlato, diciamo, del dolore dei penitenti di gola, della vitaccia che conducevano Forese e Dante, dei costumi orrendi delle donne fiorentine, quindi è un canto dove il ricordo del peccato è davvero pressante, diciamo, si chiude il canto con l'idea dell'anima che si è appena liberata, quasi dando la speranza a Forese che sta soffrendo. Diciamo la prossima liberazione sua, come è appena accaduta quella di Stazio.
Allora, riprendiamo. Qualcuno domanda per spiegare quello dei corpi apparenti, che si riferisce a Forese, ma sì, infatti è di tutte le anime, cioè tutte le anime dei tre regni sono chiaramente anime, ma hanno una sorta di corpo fantasmagorico, una sorta di ologramma etereo, intangibile, ma che può diciamo soffrire sia diciamo le pene sia le sensazioni gradevoli. Torneremo su questo argomento quando leggeremo il canto 25, perché lì se ne parla diciamo con molta, insomma, con molta attenzione, ci si sofferma molto, perché appunto Dante domanderà a proposito della magrezza di queste anime dei golosi, si domanderà com'è possibile che dimagriscano non avendo il bisogno dell'alimento, e Stazio farà una spiegazione molto esauriente sul carattere di questi corpi. Qualcuno domanda se l'attenzione è un genere basso? No, certo, è come una sorta di pasciada nostra, nel senso che è dialogica, in questo senso sì, solo che non è la nostra pasciada è immediata. Scusate, hai involontariamente accennato. Ecco. Sono più domande in una. L'attenzione era un genere basso? No, era un genere dialogico che poteva avere diversi registri. Perciò ho dato l'esempio dell'attenzione sull'amore della scuola siciliana, che è aulica e filosofica. Quella che è bassa è quella di Forese e Dante, eh? Poteva toccare temi appunto seri, e sì, dicevo che rispetto della nostra pagiada ha in comune il carattere appunto dialogico e il carattere anche di sfida, ma la grande differenza, oltre che la forma poetica ovviamente, è il fatto che non è dal vivo sincronico, ma uno scriveva. E qualche giorno dopo l'altro scriveva, quindi la circolazione era scritta e non orale. Quale sarebbe la definizione della donna angelicata? La bontà, la somma delle virtù femminili? No, in realtà diciamo la donna angelo o la donna angelicata è un concetto che riguarda il dolce stil novo, e cioè quel movimento poetico di cui ora avremo modo di parlare, appunto perché il sintagma dolce stil novo appartiene al canto 24 che stiamo per leggere, che era un movimento, approfitto e lo anticipo, era un movimento al quale era appartenuto il Dante giovane, ancora a Firenze, insieme ad altri giovani fiorentini e probabilmente anche a Cino da Pistoia, quindi dei giovani toscani, negli ultimi decenni del XIII secolo, tra il 1280 e il 1296, anno in cui si suppone che Dante ha finito di scrivere La Vita Nova, che era un movimento di forte impegno filosofico, che in qualche modo aveva risolto ideologicamente il contrasto tra l'amor divino e l'amor profano, attraverso una concettualizzazione della donna come un essere intermedio tra Dio e gli uomini, e quindi come un angelo, per cui l'amore per una donna reale che cammina per Firenze, era un modo di spiritualizzare la propria tensione erotica verso l'alto, verso Dio. Quindi questa è la donna angelo che nel caso di Dante è Beatrice, chiaramente, ma che ogni poeta aveva
alla quale dedicava insomma i componimenti di un amor platonico, chiaramente, casto, sublime, tendente all'assoluto. Va bene? Allora, il canto, Dante parla della donna schermo, non qua, la donna schermo non è comunque prerogativa del dolce stil novo, era faceva parte delle figure dell'amor cortese, ed era questa donna di cui, insomma, si faceva finta di essere innamorati per proteggere l'onore della vera donna amata. Sì, Dante si serve di questa figura anche nella Vita Nuova, finché Beatrice non si arrabbia, ma è una cosa ereditata questa dall'amor cortese che proviene dalla Francia in realtà. Mentre invece il concetto di donna angelicata è tipicamente stilnovistico, mentre diciamo nell'amor cortese c'era sì una gerarchizzazione tra l'uomo amante, poeta e la donna amata, ma era una gerarchizzazione diciamo sociale, per cui il poeta si metteva nei panni del vassallo e si serviva di tutto il linguaggio feudale in rapporto con il signore per attribuirlo alla donna, alla sua signora. Nel dolce stil novo, che è tipicamente toscano invece, questa gerarchizzazione da sociale diventa spirituale. E quindi da questa spiritualizzazione nasce appunto la figura della donna angelo, che come dice Dante in un famosissimo sonetto, tanto gentile, tanto onesta pare, della Vita Nuova, dice che è evidente quando Beatrice cammina per la strada che lei è cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Quindi è evidente a tutti che è un angelo, che è venuta a invitare a innalzare lo sguardo verso Dio. Va bene? Bene, allora, il canto 24, che dobbiamo leggere adesso in fretta e furia, è fortemente legato narrativamente a quello che veniamo da leggere, e infatti si apre con una continuazione, continua il dialogo, ecco, tra Dante e Forese. Nel dir l'andar, nell'andar lui più lento facea, ma ragionando andava forte, siccome nave pinta da buon vento. Cioè continuavamo a camminare anche mentre parlavamo. E l'ombre che parean cose di morte, per le fosse degli occhi ammirazione traean di me, di mio vivere accorte. Cioè le ombre dagli occhi scavati guardavano, accortesi del mio vivere e si ammiravano. E io continuando al mio sermone dissi, cioè Dante continuando il discorso di prima, dove aveva appena spiegato a Forese come Virgilio l'avesse riscattato e lo stesse portando da Beatrice, dissi: ella se ne va su forse più tarda che non farebbe per altrui cagione. Cioè l'ultima anima a cui si era riferito Dante, vi ricordate, era Stazio, cioè l'anima per la quale ha appena tremato il monte, e dice ella, cioè Stazio, se ne va forse più tarda, cioè cammina più lentamente di quanto non farebbe a causa di Virgilio. Di nuovo appare questa idea che era già apparsa in quella terzina problematica, no? Dove Stazio aveva detto che per essere vissuto nel tempo in cui aveva, cioè era vissuto Virgilio, sarebbe stato disposto a dare un anno ancora di purgatorio, no? E che dicevamo che è chiaramente una, diciamo, una dichiarazione difficile da giustificare teologicamente. Beh, anche qua appare la volontà di stare con Virgilio come opposta alla spinta che lo farebbe correre fino al cielo, no?
Stazio sta camminando più lentamente, ritardando il suo arrivo alla beatitudine pur di chiacchierare con Virgilio il più possibile. E subito, immediatamente dopo aver detto questo, Dante domanda a Forese di sua sorella, al verso decimo: ma dimmi se tu sai dov'è Piccarda, dimmi se io vegio da notar persona tra questa gente che si mi riguarda. Cioè, lo sai dov'è Piccarda? E dimmi se ci sono altre anime degne di nota. Allora Forese risponde al verso 13: la mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. Cioè, gli dice che sua sorella, che non si sa se fosse più bella che buona, tanto era bella e tanto era buona, sta già godendo il suo premio in paradiso, detto attraverso questa metafora, insomma, pagana dell'Alto Olimpo. Quando l'anno prossimo leggeremo il Paradiso, vedremo che questa definizione di Alto Olimpo per Piccarda sarà importante a proposito di un discorso che si terrà lì all'inizio del Paradiso. E poi Forese comincia a indicare a Dante altre anime, e una di quelle che nomina è importante per noi, quindi ci soffermiamo un attimo. Al verso 19 dice: questi, e mostro col dito, è Bonaggiunta da Lucca. Questo Bonaggiunta da Lucca è appunto un poeta, quindi continua, per chi crede che la, diciamo, la condizione di poeta di Forese sia importante, la serie che è cominciata nel canto 23esimo, oppure, secondo altri, inaugura questa serie di incontri di Dante con i poeti prima di arrivare all'Eden. E infatti un poeta di Lucca, quindi toscano, che nel De Vulgari Eloquentia, in questo trattato sulla poesia volgare che Dante aveva scritto nei primi anni dell'esilio, Dante aveva caratterizzato insieme a Guittone d'Arezzo, un altro appunto poeta toscano del 200, come particolarmente municipale e quindi inadatto a rappresentare con la sua lingua questo volgare illustre di cui Dante aveva, andava alla ricerca nel De Vulgari Eloquentia. E questo Bonaggiunta, inoltre, è stato probabilmente scelto dal Dante scrittore per svolgere questo ruolo, che ora vedremo, perché aveva scritto un sonetto rivolgendosi a Guido Guinizelli, un poeta che Dante incontrerà tra un po', lo leggeremo tra qualche settimana, un poeta bolognese, romagnolo, che gli stilnovisti consideravano un loro maestro, perché aveva scritto una canzone, Al cor gentil rempaira sempre amore, che veniva considerata appunto una sorta di manifesto del dolce stilnovismo. E allora Bonaggiunta aveva scritto un sonetto a Guinizelli accusandolo, con una certa insofferenza, di aver rovinato la poesia caricandola di argomenti filosofici. E allora ora vediamo che cosa succede invece nel Purgatorio, dove, come molto spesso capita nell'aldilà dantesco, le anime approfittano per imparare ancora qualcosa che in vita magari non sapevano. Allora, nei versi che ora non leggiamo per motivi di tempo, Forese segnala alcune altre anime di Dolosi degni di nota, e al verso 34 Dante, il Dante scrittore, dice che avendo visto che Bonaggiunta lo guardava come se lo conoscesse già, Dante gli dà più attenzione. Quindi leggiamo dal verso 34:
Ma come fa chi guarda e poi s'apprezza più d'un che d'altro, fei a quel da Lucca che più parea di me aver contezza. Cioè, come si fa quando uno guarda molta gente, però dà più importanza a uno che a un altro, io feci, dice Dante, con buona giunta, che sembrava di conoscermi di più. El mormorava e non so che gentucca sentivo là, dove il sentia la piaga della giustizia che si dipilucca. Cioè Dante dice mormoravo non so che gentucca, ma non ho capito bene. E allora Dante gli domanda, insomma, no? al verso 40. O anima di Sio che par si vaga di parlar meco, fa sì che io ti intenda e te e me col tuo parlare appaga. Cioè, tu che sembri così desiderosa di parlare con me, dice Dante all'anima di Buonaggiunta, parlami in modo che io ti possa capire, così ci appaghiamo nel parlare. E allora il verso 43, Buonaggiunta fa una profezia straordinariamente in mezzo a tutte le profezie orrende che Dante riceve lungo il viaggio, questa è positiva. Al verso 43 risponde: femmina è nata e non porta ancor benda, cominciò el, che ti farà piacere la mia città com la riprenda. Cioè è già nata una femmina, probabilmente appunto questa gentucca che Dante aveva sentito nominare in modo indistinto, e non si è ancora sposata, non porta ancora la benda delle donne sposate, che ti farà piacere Lucca, anche se qualcuno ne sparla. Non sappiamo niente di questa gentucca, qualcuno l'ha insomma associata, una tale gentucca morla, ma non sappiamo se è una donna con la quale Dante ebbe una storia d'amore a Lucca, o se semplicemente fu un'amica o qualche donna che lo aiutò nell'esilio. Fatto sta che nonostante la perversione dei lucchesi, di cui per esempio abbiamo avuto modo di parlare nella bolgia dei barattieri, no? Quando questo diavolo se ne torna tutto contento a Lucca perché è pieno di corrotti e per portare più anime, qui questo personaggio lucchese dice: anche se la città può essere insomma maledetta, ci sarà una donna che ti farà provare piacere del tuo soggiorno a Lucca. E infatti poi dice: tu te ne andrai con questo antivedere, se nel mio mormorare prendesti errore, dichiareranti ancora le cose vere. Cioè adesso non lo puoi capire, ma il futuro ti chiarirà questo che ora non hai potuto chiarire. E subito dopo quest'anima fa una domanda davvero importantissima che ha cambiato la storiografia letteraria italiana. Perché dopo aver parlato del futuro di Dante molto velocemente, cerca di togliersi un dubbio. Cioè ha riconosciuto Dante come poeta stilnovista, anche se il termine stilnovismo non esisteva ancora. E allora al verso 49 gli dice: ma di si veggio qui colui che fore trasse le nove rime, cominciando donne che avete intelletto d'amore. Cioè, ma dimmi se io sto parlando veramente con quello che inventò le nuove rime. Questa parola nuove è molto importante, apparirà più volte appunto la novità dello stile di questi giovani, tra cui Dante, cominciando, e qui cita insomma donne che avete intelletto d'amore, un componimento della vita nuova di Dante dove inizia, cioè è un componimento importante, donne che avete intelletto d'amore vuol dire o donne che conoscete l'amore, che avete conoscenza dell'amore. Ed è il primo verso appunto di un componimento nel quale nasce la cosiddetta poetica della loda, cioè dove Dante capisce che non deve più avere stimoli reali per scrivere,
tutte le poesie precedenti sono legate a un incontro con Beatrice o a un incontro con altre donne che gli parlano di Beatrice, mentre da questo momento in poi Dante comincia a farsi ispirare dall'amore e infatti dice nella narrazione che precede questo componimento, dice che la mano gli si muoveva sola, come ispirata appunto dall'amore, e a partire da questo la poesia sarà soddisfacente in se stessa, non si aspetterà un favore dalla sua donna, ma la poesia servirà a realizzare completamente questa ispirazione d'amore. E quindi, siccome Dante è stato riconosciuto come colui che inventò il nuovo modo di poetare a partire da questa poesia, Dante risponde con versi veramente famosissimi al verso 52: e io a lui, i mi son un che quando amor mi ispira noto, e a quel modo che i ditta dentro vo significando. Ora, questa terzina, cioè, gli si potrebbe dedicare un intero corso, perché appunto, come vi dicevo, c'è qui una forte definizione del Dante personaggio, che è però un poeta che scrisse già la Vita Nova, come lo si capisce già dal primo incontro di Dante con Virgilio. E qui innanzitutto Dante, con modestia, fa una correzione, dice: non sono colui che, io sono uno che. Questo un che è stato, insomma, interpretato appunto come consapevolezza dell'appartenenza a un gruppo, cioè sono uno di quelli che, quando amor personificato e col maiuscolo mi ispira, prendo appunti, annoto. E nel modo in cui egli, l'amore, detta dentro di me, io metto in segni visibili agli altri. Quindi sono uno scriba dell'amore, di quello che l'amore mi ispira. Dicendo, non è un mio merito, non è che io scrivo in un modo diverso perché mi è venuto in mente di rinnovare la letteratura. Io semplicemente mi lascio guidare dall'amore che mi detta e che è il mio dittatore, cioè che è il mio padrone. Scusate perché qua vedo qualcosa sulla chat. Veggio, di che verbo è? No, veggio è una forma francesizzante del verbo vedere. Vedo vuol dire, vedo. E no, la forma quella è antica, non si usa più. Allora, al verso 55 risponde, buona aggiunta: o frate, issa veggio, miselli, il nodo che il notario e guittone e me ritenne di qua dal dolce stil nuovo chiodo. Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. Allora, buona aggiunta risponde: oh fratello, adesso io vedo, no? Di nuovo il verbo veggio, no? Adesso io vedo il nodo, cioè la sola differenza che ritenne il notaro è Giacomo Talentini, cioè un poeta della scuola siciliana, e Guittone d'Arezzo, che è un poeta toscano, diciamo, come vi dicevo prima, dello stesso gruppo, secondo il De Vulgari Eloquentia, dello stesso Buonaggiunta che sta parlando, e me stesso, dice Buonaggiunta, io adesso capisco qual è il punto nodale, il centro che rende diversi voi da noi, e cioè che ritenne noi siciliani e toscani
di qua, cioè dall'altra parte, del dolce stil novo che io odo. Ecco che qui appare, come dicevamo, per la prima volta questo nome, dolce stil novo, che diede il nome da Dante in poi a un immancabile capitolo in ogni storia della letteratura italiana. Cioè, anche prima, no, quando qualcuno domandava sulla donna Angelo, io rispondevo: questo è un concetto del dolce stil novo, cioè ancora oggi lo chiamiamo con questi termini con cui Bonaggiunta ha voluto caratterizzare questa nuova poesia che lui vede in Dante. Ma indipendentemente da che cos'è il dolce stil novo per noi, che io ho cercato molto velocemente di dire, no? Questo gruppetto, insomma, però non ho detto le caratteristiche, oltre alla credenza nella donna Angelo, ci sono molte altre caratteristiche del dolce stil novo, no? Ma qui vediamo, analizziamo un attimo questi tre termini che qui vengono usati per la prima volta. Senza che Dante avesse consapevolezza che questo poi sarebbe stato appunto il nome di una scuola poetica, insomma, per il futuro. Allora, intanto il sostantivo chiaramente è stile, no? Stile, come abbiamo detto fin dal primo canto dell'Inferno, nell'italiano antico riguarda un registro, cioè un grado di formalità. Esistevano appunto diversi stili nella teoria, insomma, nella poetica medievale, e Dante aveva, quando aveva trovato come personaggio Virgilio nella selva, quando aveva dichiarato tu sei il mio maestro, il mio autore, aveva aggiunto tu sei il solo da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Quindi Dante aveva riconosciuto nella selva, quindi come personaggio del 1300, che lui aveva già scritto in un bello stilo, che ora però, e che era appunto quello della vita nuova, che lui, diciamo, faceva identificare con lo stile aulico dell'Eneide, della tragedia, come dice poi nell'Inferno. Ora parla di dolcezza. Questo aggettivo dolce è molto importante perché torna più volte, lo vedremo molto spesso nel Paradiso. E nel convivio, nel trattato filosofico, Dante associa la dolcezza alla musicalità. E quindi è una prima caratterizzazione di questa produzione propria giovanile come particolarmente musicale. E infatti, se noi analizzassimo in un corso le poesie del dolce stil novo, si caratterizzano appunto per una diciamo una molto ristretta selezione del lessico, della fonetica, della morfosintassi, della rima in senso appunto armonico, musicale. E certo, l'altro aggettivo novo è che era già apparso, no? Quando Bonaggiunta aveva detto le nove rime. È interessante perché un'altra volta, diciamo, ci fa vedere la straordinaria consapevolezza di Dante di star facendo cose per la prima volta, no? Che non è da tutti, insomma, perché di solito gli scrittori, magari con qualche secolo dopo, qualcuno avverte, insomma, che stavano modificando, rinnovando molto una corrente precedente. Dante sa. Così come nel convivio dice, io sono il primo a scrivere filosofia in lingua volgare, sono il primo ad occuparmi sistematicamente della lingua che parlano tutti. Era consapevole che lui, insieme a questo gruppetto di giovani fiorentini, stava facendo un tipo di letteratura nuova che si opponeva
alla poesia dei siciliani e dei guinottiani, cioè di quelli che insomma in Toscana semplicemente riproducevano un po' la poesia siciliana come buona giunta, appunto, o che facevano molti giochi di parole, come il caso di Guittone d'Arezzo, e che invece lui e i suoi amici stavano facendo qualcosa di nuovo e di particolarmente dolce, musicale, va bene? Ma mentre nel divulgare eloquenza queste differenze formali appaiono anche in termini abbastanza tecnici, qua il Dante Pellegrino, già rinnovato chiaramente da una grande, insomma, salita nel Purgatorio, soprattutto rinnovato dall'incontro, non so se ve lo ricordate, con Oderisi da Gubbio nella prima cornice, dove anche lì si parlava di poesia e del carattere effimero della fama, e quindi almeno avendo già raso dalla sua fronte la superbia, il Dante scrittore in qualche modo sta correggendo la sua visione come autore del De Vulgari Eloquentia, dove le differenze tra le diverse correnti poetiche riguardavano appunto aspetti formali, per dire la grande differenza è l'ispirazione dell'amor divino. La dolcezza che può caratterizzare uno stile e non un altro dipende da questa ispirazione. Non è una ricerca formale finalizzata a se stessa. Se quello che amore detta è dolce, sono dolci le nostre rime. Va bene? E questo carattere di scriba dei, e cioè di amore divino che detta, è quello che giustifica appunto la, diciamo, complessa distribuzione della dolcezza nella poesia della commedia. Perché qui, diciamo, Dante chiaramente sta parlando al presente, ma riferendosi alla sua poesia già scritta, perché a quella si riferiva Buonaggiunta. Ma vedremo nel Paradiso come la dolcezza della poesia cerca di obbedire alla dolcezza della materia. Ma, come abbiamo visto, non tutta la lingua della commedia è dolce, perché c'è un'adeguatezza, insomma, tra la materia e lo stile, per cui nell'inferno Dante ha dovuto scomodare un registro molto più basso, vero? E rime stridenti, per niente dolci, per niente ammissibili nel dolce stil novo. Ma se Dante non è, diciamo, un autore, bensì uno che significa, mette in segni comprensibili agli uomini il dettato divino, si giustifica l'uso di tutti gli stili necessari a rendere questo messaggio. Va bene? Allora, quello che ha capito appunto Buonaggiunta è come che la grande differenza è, come abbiamo appena letto al verso 58 e seguenti, io adesso vedo bene che le vostre penne d'oca, no, con le quali si scriveva, se ne vanno strette, cioè vicine, dietro il dittatore, cioè non si allontanano dal dettato dell'amore, il che certamente le nostre penne d'oca non fanno. E chi volesse approfondire questo non vedrebbe nessun'altra differenza tra uno stile e l'altro. Che vuol dire questo? In realtà uno, se fa un confronto tra i componimenti di Guittone d'Arezzo o di Jacopo da Lentini e quelli stilnovistici, trova molte differenze formali di suono, di lessico, di sintassi, di versificazione, ma
A partire da questo dialogo siamo spinti a vedere quelle differenze come conseguenza del dettato d'amore. Va bene? E quindi quello che Dante ha messo in bocca al se stesso di allora come personaggio e a Buonaggiunta è: la vera differenza risiede nella dettatura d'amore e nell'umiltà di mettersi al servizio del dettato d'amore. Chiaramente un poeta che oggi considera, oggi voglio dire nell'oggi del purgatorio, considera quello il vero nodo, deve per forza prendere le distanze da un componimento come era la tensione con Forese Donati. È chiaro che ora si rende conto che la poesia ha un valore profetico e che deve essere messa al servizio del dettato dell'amor divino. Va bene? Allora, poi diciamo, cioè, ci sono alcuni versi nei quali si descrive come continuano, insomma, a camminare le anime dei golosi, e al verso 74 Forese, che aveva ascoltato, insomma, questo dialogo tra Dante e Buonaggiunta in silenzio, adesso riprende il dialogo con l'amico. Al verso 74 Forese, cioè si lasciò trapassare la Santa Greggia a Forese, cioè tutti gli altri camminano veloci e Forese più lento vuole congedarsi da Dante, e dietro meco sen veniva, cioè camminava più lento con me, dicendo: quando fia che io ti riveggia. Bellissimo, no? Essendo certo che anche Dante, come lui, è destinato alla salvezza, gli sta domandando: quando ti rivedrò? Per sapere quanto tempo Dante vivrà nella prima vita, no? E allora Dante risponde: non so, rispose io lui, quant'io mi viva, ma già non fia il tornar mio tantosto ch'io non sia col voler prima alla riva. Però che il loco fui a viver posto, di giorno in giorno più di ben si spolpa e a trista ruina par disposto. Dante dice: non so quanto tempo mi resta ancora di vivere, ma anche se io muoio molto presto, io con il volere sarò prima alla riva, cioè non vedo l'ora in realtà di morire, dice Dante, perché Firenze, cioè il luogo dove io sono stato posto a vivere, di giorno in giorno si spolpa più di bene, cioè è sempre più privo di virtù e sembra disposto a una triste rovina. E quindi Forese, che è fratello, come dicevamo, di Corso Donati, adesso dice al verso 82: or va, dissel, che quei che più una colpa veggio a coda d'una bestia tratto in ver la valle ove mai non si scolpa. Cioè, sì, non me ne parlare, ora vattene, che quello che ha più colpa del male di Firenze, cioè Corso Donati, come vi dicevo, sempre alluso in modo indiretto, io vedo, cioè in un futuro, come insomma viene tratto da una bestia verso l'inferno. Qui comincia una profezia abbastanza violenta sulla morte di Corso Donati, che chiaramente è futura rispetto al momento di questo dialogo. Infatti Corso Donati viene assassinato nel 1308, quindi alcuni anni dopo, e quindi la profezia riguarda in qualche modo una punizione divina a colui che è indicato come il maggior colpevole della rovina di Firenze. Allora, dopo questa profezia, Forese raggiunge, dice Dante, al galoppo, no? Come un uomo che va in battaglia cercando di avere l'onore del primo scontro, il suo
il suo gruppo che aveva lasciato passare per rimanere a parlare con Dante. E allora poi al verso 106 Dante dice aver visto gente, chiaramente penitenti sempre di gola, che davanti a un nuovo albero, un nuovo pomo, alzano le mani e gridano, non so che, dice Dante, verso le fronde, come bambini che pregano a un adulto che magari ha un frutto in mano e loro non possono raggiungerlo, e che per destare ancora il desiderio non nasconde il frutto, continua a farlo vedere, ma è irraggiungibile, no? Quindi il paragone dall'idea appunto della tentazione costante dell'odore di questo frutto, che il cui stimolo alla fame e alla sete da parte dell'acqua si rinnova continuamente senza scomparire, e a questi alberi, come aveva spiegato Forese, le anime dei penitenti golosi si avvicinano volentieri perché vogliono soffrire queste pene che diciamo gli fanno ridurre la colpa. E allora al verso 115 Dante anche e Virgilio e Stazio si avvicinano a quest'albero capovolto dai frutti così odorosi e sente una voce al verso 115: trapassate oltre senza farvi presso, legno è più su che fu morso da Eva e questa pianta si levò da esso. Allora, una voce che non sapremo mai da dove viene fuori, insomma, qualcuno tra le frasche diceva questo, dice, non si capisce nemmeno, si discute tuttora, se rivolgendosi a Dante, Virgilio e Stazio o ai penitenti in genere, dà l'ordine di passare oltre l'albero senza avvicinarsi, e chiarisce una cosa che è importante, cioè c'è un albero più su, cioè nel paradiso terrestre, che è l'albero che fu morso da Eva, cioè l'albero della scienza, dal quale, avendo il divieto, tuttavia mangiarono Eva e Adamo, e questa pianta, cioè la pianta questa che serve a punire la gola, si levò da essa, quindi deriva dall'albero della scienza. Questo è importante perché dal punto di vista simbolico ci fa capire, diciamo, lo vedremo quando arriveremo, che cosa significa quest'albero della scienza e il peccato di Eva e Adamo, lo vedremo più oltre. Però, diciamo, sarà esplicito che il peccato di Eva e Adamo è stato un peccato di superbia. E la superbia, che è l'origine di tutti gli altri insomma peccati, chiaramente è legato anche alla gola, che è quella per cui è quell'albero lì a punire. E appunto il fatto di parlare qua al verso 116 del morso di Eva mette appunto insieme la gola e la superbia. E allora poi cominciano a sentire, vi ricordate che all'inizio si sentivano degli esempi di temperanza premiata, ora si sente in mezzo agli alberi degli esempi di gola punita, fino al verso 129. E poi invece Dante, Virgilio e Stazio continuano a camminare oltre, finché non trovano l'angelo della temperanza, che come al solito li invita a passare alla nuova cornice, l'ultima cornice del purgatorio, quella dedicata alla lussuria. E leggiamo l'ultima parte del canto, perché è bellissima, verso 145. E quale annunziatrice degli albori, l'aura di maggio muove e si oleggia, tutta impregnata dall'erbe e da fiori, tal mi sentì un vento dar per mezza la fronte,
e ben sentì mover la piuma che fe sentir d'ambrosia l'orezza. Quindi Dante sente il, diciamo, il, l'ala dell'angelo che gli sta levando il pi che corrisponde alla gola, e lo sente con un profumo di ambrosia, no? Di molti fiori mescolati insieme, come viene un'aria di primavera, maggio, nel mondo. E allora sente qua, e sentì dir, beati cui alluma tanto di grazia, che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, esauriendo sempre quanto è giusto. Allora, qui finisce quest'angelo della sesta cornice, completa la quarta beatitudine evangelica che aveva cominciato l'angelo della cornice dell'avarizia, dicendo: beati quelli che hanno tanta grazia, che l'amore del gusto nel loro petto non li fa desiderare più di quanto è giusto. Questa parola giusto, alla fine del canto, è molto importante, perché, come vedremo tra un po' nel paradiso terrestre, quest'albero dal quale mangiarono Eva e Adamo, e che è stato appena riferito come albero madre dell'albero che lì sta punendo, diciamo, castigando i golosi, è appunto l'albero della giustizia, perché appunto la giustizia divina è quello che per antonomasia non può essere conosciuto dall'essere umano, ed è questo quello che vollero conoscere Eva e Adamo. Allora, vedo che ci sono delle domande. Bene, qualcuno mi ringrazia, dobbiamo, come vi dico sempre, ringraziare Dante. Leggiamo allora, se siete d'accordo, il canto 24, che non l'abbiamo ancora sentito tutto di seguito, e ci vediamo tra 2 settimane, ricordate per favore che il 14 io sono impegnata. A proposito, manderò poi alla nostra gentile Alice il sito di YouTube dal quale si possono seguire gli interventi di questo convegno dantesco a Madrid, che penso saranno tutti molto interessanti, alcuni per via del fuso orario, insomma, richiederebbero che ci svegliassimo alle 3 di notte, però molti di essi sono interessanti. Nel caso vogliate sentirli, vi potete collegare. Leggiamo allora tutto di seguito il canto 24. Nel dir l'andar, nell'andar lui più lento facea, ma ragionando andavan forte, siccome nave pinta da buon vento. E l'ombre, che parean cose di morte, per le fosse degli occhi ammirazione traean di me, di mio vivere a corte. E io, continuando al mio sermone, dissi: ella sen va su forse più tarda che non farebbe per altrui cagione. Ma dimmi se tu sai dove è piccarda, dimmi se io veggio da notar persona tra questa gente che si mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto limbo già di sua corona. Si disse prima e poi: qui non si vieta di nominar ciascun, da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è buona giunta da Lucca. E quella faccia di là da lui, più che le altre trappunta, ebbe la Santa Chiesa in sulle braccia, dal torso fu, e purga per digiuno l'anguille di Bolsena e la vernaccia. Molti altri mi nomò ad uno, e dello amar parean tutti contenti, sicch'io però non vidi un atto bruno. Vidi per fame a voto usarli denti o Baldin della Pila e Bonifazio, che pasturò col rocco molte genti. Vidi messer Marchese, che ebbe spazio già di bere a Forlì con men secchezza,
e si fu tal che non si sentì sazio. Ma come fa chi guarda e poi s'apprezza più d'un che d'altro, feia quel da Lucca che più parea di me aver contezza. El mormorava e non so che gentucca sentio là, ov'el sentia la piaga della giustizia che si li dilucca. O anima di Sio che par si vaga di parlar meco, fa sì ch'io ti intenda e teme col tuo parlare appaga. Femmine nate non porta ancor venta, comincio el, che ti farà piacere la mia città, com la riprenda. Tu te ne andrai con questo antivedere. Se nel mio mormorar prendesti errore, dichiareranti ancor le cose vere. Ma dissi veggio qui colui che fore trasse le nove rime, cominciando donne che avete intelletto d'amore. E io a lui, imi son un che quando amor mi ispira noto, e a quel modo che i ditta dentro vo significando. O frate, issa veggio dissegli il nodo che il notare Guittone e meritenne di qua dal dolce stil novo chiodo. Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. E qual più a gradire oltre si mette, non vede più dall'uno all'altro stile, e quasi contentato si tacette. Come gli augel che vernan lungo il Nilo, alcuna volta in aere fanno schiera, poi volan più a fretta e vanno in filo, così tutta la gente che lì era, volgendo il viso, raffrettò suo passo, e per magrezze per voler leggera. E come l'uomo che di trottare lasso lascia andar li compagni e si passeggia finché si sfoghi l'affollar del casso, si lasciò trapassar la santa gregia curese e dietro meco sen veniva, dicendo: quando fia ch'io ti riveggia? Non so, rispose io lui, quant'io mi viva, ma già non fia il tornar mio tantosto ch'io non sia col voler prima alla riva. Però che il loco fui a viver posto, di giorno in giorno più di ben si scolpa, e a trista ruina par disposto. Or va, disse, che quei che più una colpa, veggio a coda d'una bestia tratto, in ver la valle ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, crescendo sempre finché le il percuote, e lascia il corpo vilmente disfatto. Non hanno molto a volger quelle ruote, e drizzo gli occhi al ciel, che ti fia chiaro ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani omai, che il tempo è caro in questo regno, sì ch'io perdo troppo venendo te così a paro a pari. Qual esce alcuna volta di galoppo lo cavalier di schiera che cavalchi, e va per farsi onor del primo intoppo, tal si partì da noi con maggior valchi, e io rimasi in via con essi due che fuor del mondo si gran marescalchi. E quando innanzi a noi entrato fu e per gli occhi miei si fero a lui seguaci come la mente alle parole sue, parvermi rami gravidi e vivaci di un altro pomo e non molto lontani per esser pur a lor volto e in laci. Vidi genti sotteso alzar le mani e gridar non so che verso le fronde, quasi bramosi fantolini e vani che pregano e il pregato non risponde, ma per fare esser ben la voglia acuta tien alto lor visio e non nasconde. Poi si partissi come ricreduta e noi venimmo al grande arbore adesso che tanti pieghi e lagrime rifiuta. Trapassate oltre senza farvi presso, legno è più su che fu morso da Eva e questa pianta si levò da esso. Sì, tra le frasche non so chi diceva, perché Virgilio e Stazio e io ristretti oltre andavam dal lato che si leva. Ricordi, vi dicea, di maledetti dei nuvoli formati che Satolli, Teseo combatter con doppi petti, e degli ebrei che al versi mostrar molli, perché noi volle Gedeon compagni, quando in verma di Andi scesi colli. Si accostate all'un di due vivagni passando,
udendo colpe della gola seguite già da miseri guadagni. Poi, rallargati per la strada sola, ben mille passi e più ci porta oltre, contemplando ciascun senza parola. Che andate pensando sì voi soltre? Subita voce disse. Oddio mi scossi come fan bestie spaventate e poltre. Drizzai la testa per vedere chi fossi, e giammai non si videro in fornace vetri o metalli sì lucenti e rossi, com'io vidi un che dicea: sa voi piace montai in su, qui si convien dar volta, qui ci si va chi vuole andare per pace. L'aspetto suo m'avea la vista tolta, perché io mi volsi dietro ai miei dottori come un che va secondo che li ascolta. E quale annunciatrice degli albori, Laura di Maggio, muove si olezza, tutta impregnata dall'erbe e dai fiori, tal mi sentì un vento dar per mezza la fronte, e ben sentì mover la piuma, che fe sentir d'ambrosia l'orezza. E sentì dir: beati cui alluma tanto di grazia, che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, esauriendo sempre quant'è giusto. Grazie dell'attenzione, scusate della corsa, ci vediamo allora tra 2 settimane.